finte liste civiche e chi più ne ha più ne metta, e che si voglia impedire la partecipazione di un movimento popolare che resiste ed esiste ormai da 30 anni a Torino in Val di Susa. Ci sembra talmente inconcepibile che non ci sembra vero. Città, cazzo! Levate la polizia da qui! Un po' di dignità! Presenza massiccia del movimento No Tab al corteo del primo maggio. Devono ancora finir di arrivare, stanno arrivando anche in treno, quindi la presenza sarà più massiccia. Quest'anno avete voluto rimarcare la vostra presenza perché? Allora, perché c'è lavoro e lavoro. E il lavoro delle grandi opere non è un lavoro serio. Il lavoro serio è la prevenzione, il lavoro serio è fare manutenzione del territorio, manutenzione degli edifici pubblici che cadono in testa agli studenti e ai malati. Fare manutenzione e prevenzione è un lavoro serio, un lavoro duraturo, è un lavoro che possono fare anche le piccole imprese senza dover dipendere dalle grandi imprese con i subappalti. C'è stata in questi giorni molta preoccupazione anche da parte degli organizzatori per paura che ci possano essere... Si vergognano, è solo quello, si vergognano e allora la buttano in cacciara. Basta vedere la quantità di digos e di polizia che c'è, è tutto per alzare la tensione, ma noi non ci caschiamo. Salvini ha detto se vince il centrodestra in Piemonte la TAV si farà. Bene, 30 anni fa il PD disse, all'epoca non si chiamava così, la TAV si farà. La Forza Italia disse la TAV si farà. Quando c'era Coda disse la TAV si farà. La TAV è ancora sempre lì da fare. Un giudizio sul governo? Allora, non ci sono governi amici, ci possono essere governi meno ostili, più ostili. Questo finora è stato un po' meno ostile, vedremo che cosa saprà fare, ma non ci fidiamo molto. Cosa vi aspettate dopo il 26 maggio? Che arrivi il 27, il 28, il 29 e poi via discorrendo. Dal punto di vista della TAV non vi aspettate, che si vada avanti su questo percorso? Sono 30 anni che ci opponiamo e che resistiamo, siamo pronti a resistere altri 30 anni. Tutti un primo maggio movimentato, io ho sfilato con altri amministratori. Sono andato fino sul palco, la situazione era tranquilla. Quando poi abbiamo raggiunto la componente del movimento No Tav, al quale mi ritengo orgoglioso di appartenere da sempre, c'è stata la manifestazione, era molto pacifica, ma c'è stato un blocco con una carica di alleggerimento che ha messo anche in difficoltà alcune persone che abbiamo qui con le carrozzine, che sono rimaste molto, molto spaventate perché hanno rischiato di essere travolte dalla situazione. E non riesco a capire perché una manifestazione così pacifica che stava procedendo bene, spero che comunque la tensione si riesca ad alleviare, perché come amministrazione chiediamo da sempre, da tempo, una posizione che eviti di spendere un sacco di soldi pubblici per il raddoppio di una linea già esistente e sottoutilizzata.
si è sostenuto ed accompagnato nel mondo del lavoro, nella vita adulta e nella cittadinanza. A Luigi Romeo, un RSA della Pilcams CGL che lavora al Sovracup ASL di Torino. Di Maio, Di Maio! Vaffanculo! Salvini, Salvini! Vaffanculo! Di Maio, Di Maio! Vaffanculo! Che tocca uno! Tocca a tutti! Che tocca uno! Tocca a tutti! Si cuba, si cuba! Si cuba, si cuba! Si cuba, si cuba! Si cuba, si cuba! Sopero, sopero! Sciopero, sciopero! Sopero oggi! Sciopero domani! Salvini, Salvini! Vaffanculo! Di Maio, Di Maio! Vaffanculo! Salvini, Salvini! Vaffanculo! E le guerre, tutte le guerre tra poveri, le guerre che vorrebbero mettere contro i poveri, contro i più poveri. No, noi rivendichiamo. Fascisti, fascisti, fascisti!
abbiamo dovuto chiamare diverse ambulanze. Chi resistenza, che 25 aprile, chi lavora?